grazie all'Inner Wheel Quarnieri Canavese è stata restaurata la preziosa scritta che c'è in piazza Littisetto. Ma l'Inner Wheel come associazione internazionale poco conosciuta rispetto ad altre associazioni femminili, veramente poco conosciuta, perché quando noi diciamo Inner Wheel dicono ma parli di Soroptimis, Fidapa, altre cose, tutte le conoscono. Invece noi siamo presenti in tutto il mondo e abbiamo particolarmente a cuore la salvaguardia dei beni artistici e culturali, ma non solo per noi, per il nostro piacere di entrare in realtà storiche, ma anche per le generazioni future. Infatti io guardavo questi ragazzi che sono qui davanti a noi e li ho anche invitati ad ascoltare, perché è un pezzo della loro storia che era in Rivarolesi. Quindi facciamo molti interventi di salvaguardia del patrimonio e ci hanno detto anche che siamo anche un piccolo FAI. Ad ogni modo la nostra associazione è un'associazione di servizio assolutamente volontaria e la base è l'amicizia e il rispetto di una per l'altra, quindi ci troviamo molto bene in questa associazione, speriamo che si allarghi anche qui in Piemonte e che possa godere la cittadinanza e tutti quelli che passano qui davanti oppure passano anche nelle chiese di questo lavoro che abbiamo fatto, e noi siamo molto soddisfatte per quello che abbiamo sentito e vi faremo sempre sapere le nostre iniziative. Grazie. Un orgoglio per l'assessorata alla cultura avere un altro pezzo della città restaurato? Certamente è un grande orgoglio, è veramente bello che la nostra città ci sia proprio un vero e proprio rinascimento della nostra città, e questo è uno degli esempi, quindi davvero grazie all'Inner Wheel, perché grazie appunto a loro, alla loro opera, al loro interesse e ovviamente al loro finanziamento è stato possibile restaurare questa scritta che, come ho detto, tra l'altro è stata presa anche ad esempio come opera da altre associazioni che probabilmente a settembre completeranno il restauro di questo muro, che attualmente è un po' rovinato, e si completerà ulteriormente quest'opera con il posizionamento di un cartello esplicativo che potrebbe essere, la speranza è questa, uno dei primi pannelli che saranno inseriti nella città vicino a dei luoghi di interesse, quindi anche un piccolo percorso turistico, insomma qualcosa che sta nascendo, perché la nostra città pensiamo che abbia delle bellezze che devono essere conosciute e spiegate ai rivarolesi ma anche ai visitatori.